Ciao a tutti, proprio oggi sulla mia pagina Facebook c'è stata una discussione. Giustamente una persona che ha sentito parlare di Mamma Natuzza, del dono dell'angelo custode, si è chiesto, provocando, ma è giusto che sia così, dove sono gli angeli, soprattutto per tutti i bambini, per tutte queste stragi innocenti, per le guerre, dove sono gli angeli, dove è Dio? Bene, io oggi ho ascoltato questo grido, se vogliamo, mi sono messa in preghiera e ho aperto casualmente proprio questo qui, che è Natuzza di Paravati, volume 9. L'ho preso casualmente, sempre scritto dal professor Valerio Marinelli, e aprendolo casualmente c'è stata una risposta e un dialogo potentissimo tra Gesù e Natuzza. Vi ricordo che il professor Valerio Marinelli ha praticamente scritto tutti i dialoghi tra Natuzza e defunti, gli angeli, tra Natuzza e Gesù, tra Natuzza e Maria. Ci sono 10 volumi. Io ho aperto casualmente il 9. Sentite questo dialogo così potente. Mi sono fatta aiutare da mio figlio Giuseppe. Ascoltate un po', sembra proprio la risposta a questa giustamente provocazione, e io ho risposto umanamente che non è Dio, non c'entra l'angelo custode, ma siamo noi uomini a volere la guerra e a volere questa strage di innocenti. Sentite un po' qua. C'è mio figlio Giuseppe che col dialogo mi aiuterà, lui farà Gesù e io Natuzza. Allora Giuseppe, leggiamo qua cosa c'è scritto. Tu che chiedi di perdonare, vieni qua. Quindi questo è Gesù. Gesù che dice a mamma Natuzza, tu che chiedi di perdonare, vieni qua. Natuzza risponde. E mi fece affacciare in un vuoto come da una finestra. Affacciati, guarda. Natuzza descrive, c'era un letto di bambini morti. Ce l'hai il coraggio di chiedere il perdono per quelli che li hanno uccisi per piacere? Quindi Gesù dice a Natuzza, ce l'hai il coraggio di chiedere il perdono per quelli che li hanno uccisi per piacere? Quindi parlavamo proprio di questo oggi. Signore, io sbaglio, a me 10 anni, a quelli che hanno sbagliato più di me 20 anni, a quegli altri 100, sino alla fine del mondo, e poi li portiamo in paradiso. Mamma Natuzza, così umile, dice, poi li portiamo tutti in paradiso. Continua il dialogo, Gesù dice, mi vuoi comandare? La sai, buona la scuola, ma non è come dici tu. Quelle sono anime innocenti, sono sicuro che le porto in braccio con me in paradiso, ma a quelli la punizione che meritano. È potentissimo questo dialogo e vi assicuro che io l'ho aperto casualmente. Questo dialogo è potentissimo. Cioè Gesù dice, ma tu hai il coraggio di perdonare questi uomini che hanno fatto del male agli innocenti? Gesù dice, sono sicuro che le porto in braccio con me in paradiso. È potentissimo questo dialogo, ma a quelli la punizione che meritano. Il dialogo continua. Mamma Natuzza dice, ti prego Gesù, portiamoli in paradiso, anche loro possono cambiare. 20, 30 anni, anche a me dai 10 anni per questa sofferenza. Ma Gesù dice, e tu mi detti leggi? Sei brava per fare i conti. Natuzza risponde, mi dispiace di tutti. Ecco perché io dico che mamma Natuzza era già santa ed è già santa. Voi non dite lo stesso? Se un figlio sbaglia, per un giorno lo lascio senza mangiare per punizione. Il giorno dopo no. Se non voglio darlo io, per confidenza mando una sorella. Sentite quanto è profonda questa donna, come profumava di santità e quanto si è offerta per gli altri. E questa è la risposta che abbiamo avuto oggi. Tutte quelle vittime innocenti, tutti quei bambini morti, noi sicuramente ne daremo conto. E Gesù lo dice, io li porto con me in paradiso. Dio non c'entra, gli angeli non c'entrano, è soltanto la cattiveria di noi uomini. Ma Gesù dice, badate bene, perché io non lascio nulla al caso. Per me esiste una punizione. Vi mando un bacio. E da questi scritti del professor Valerio Marinelli, Natuzza di Paravati, volume 9, a pagina, io l'ho trovato casualmente, a pagina 191, questo dialogo tra Gesù e mamma Natuzza. Io ringrazio mio figlio Giuseppe che si è prestato, cercherò di fare spesso questo passaggio con i dialoghi perché sono bellissimi e fondamentali. Un bacio anche del mio Gabriele. Ciao a tutti. Scusate se sentite un po', ma noi siamo in famiglia, quindi c'è il cane che abbaia, c'è la piccola mamma. Benedetta. Ciao.
Ciao a tutti, sempre con Mamma Natuzza, la scoperta di questa donna straordinaria tra terra e cielo, Mamma Natuzza. Che dono di Dio.